schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi ragazzi. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di una sessione solo a inviti che dovrete anche cambiare se proprio vedete che non vi riesce in quella sessione. Fate vari cambi di sessione perché dovrete trovare anche una sessione giusta in primis. Poi avete bisogno di un sacchetto di pazienza, compratelo un ferramenta, non lo so dove pare, pure al supermercato la vendono una pazienza, e il centro operativo mobile ragazzi. Allora, per fare questo glitch dovete stare vicino alla vostra Sultan, premere triangolo, mentre state salendo tenete premuto il tasto option e quando il giocatore posa la mano destra sullo sterzo accelerate e rilasciate il tasto option ragazzi. Questo è l'unico metodo giusto per poter fare questo glitch. Mi serve pure un po' di bucio de culo perché quello non manca mai, anzi non deve mancare perché sennò i glitch non li fate. Però è realmente così il glitch ragazzi, è sempre il solito glitch difficile in culo che c'è stato finora. Quindi a questo punto ripartiamo. Come vedete neanche a me riesce così alla prima volta, non è che so il dio dei glitch o cosa. Quindi a sto punto riproviamo nuovamente, entriamo nel centro operativo mobile, tasto triangolo vicino all'auto, girate l'inquadratura così vedete bene, premete option e R2 e rilasciate option ragazzi. Lo dovete appena toccare R2. Se tutto andrà bene avrete l'auto duplicata. Quindi come vedete in questo caso io, oltre un po' di pazienza, un po' di bucio di culo e la sessione giusta, sono riuscito a duplicare il veicolo. A questo punto ragazzi che cosa dovete fare? Uscite dal centro operativo mobile. Questo è il passo che cambia in questo glitch ragazzi, è un passo completamente diverso da quello che c'era prima. Quindi quando siamo fuori dal centro operativo mobile dobbiamo essere presidenti ovviamente e richiedere un faggio ragazzi, dobbiamo richiedere un faggio. Quando comunque andiamo a richiedere il faggio dobbiamo richiedere un paio di volte perché non ce lo farà comunque spawnare subito a fianco, quindi lo dobbiamo richiedere un paio di volte, dopodiché lo rimandiamo in deposito e facciamo richiedi veicolo personale ragazzi. Andiamo a vedere, andiamo in veicoli e facciamo richiedi veicolo personale. Quindi una volta che abbiamo fatto questo procedimento, che abbiamo richiesto il veicolo personale, automaticamente in strada ci spawnerà, come state vedendo in minimappa, l'auto, che sarebbe l'auto che è dentro il centro operativo mobile ragazzi, ma c'è ancora ovviamente dentro il centro operativo mobile. Quindi a questo punto noi prendiamo l'auto e la mettiamo in garage e questa auto è già salvata ragazzi. Mi raccomando, usate targhe personalizzate perché è una buona cosa, insomma è più consigliabile usare targhe personalizzate, anche se in questo glitch non sono necessarie, però voi usatele sempre. Non sono necessarie perché? Perché le auto che noi andremo a duplicare prenderanno le targhe delle faggio, quindi potremo anche non utilizzarle le targhe personalizzate, però se le utilizzate è meglio. Date retta a Sio. Allora a questo punto che dovete fare? Andate, io adesso vi faccio vedere nel centro operativo mobile che la faggio che io ho trasferito dal garage è venuta a finire dentro il centro operativo mobile ragazzi, e qui siamo già a buon punto del glitch.
usciamo dal centro operativo mobile e dobbiamo comprare uno slot vuoto in quello che è il nostro deposito veicoli. Lo so, voi mi direte, ma dobbiamo fare questo passaggio tutte le volte. Sì, questo passaggio lo dovete fare tutte le volte. Spenderete un qualcosina, perché spenderete qualcosina. In questo caso il guadagno netto delle vendite di queste auto sarà 600.000, ragazzi, non sarà 900, non sarà 800, sarà 600.000. però meglio del carcere di palle, c'è sicuro che è meglio di niente. Quindi a questo punto, quando avete comprato il come si chiama lo slot vuoto, regà, madonna, io oggi non ci sto con la testa. Quando avete comprato lo slot vuoto, dentro al centro operativo vi troverete con l'auto, però non potrete andare né avanti né indietro. Per sbloccare questo veicolo dovrete andare in internet, andate in Warstock, andate sul centro operativo mobile, andate sul terzo slot, ragazzi, e dovrete mettere nuovamente il deposito veicolo. Andate e qui premete X mentre tenete premuto R2 e fate anche triangolo. Calcolate, ragazzi, che dovete farlo tutto insieme, ci serve una buona tempistica, perché se non lo fate non concludete un cazzo, in pratica. Quindi andiamo a rifare il glitch. Io adesso qui me lo so fottuto, però fortunatamente non avevo acquistato e quindi va bene così. Ritorniamo sul terzo slot e facciamo deposito veicolo. Quindi, tenendo premuto R2, facciamo X e velocemente triangolo, ragazzi, tenendo premuto R2. Dovrà succedere questo, che voi dovrete respawnare fuori con il vostro veicolo. Se questo succederà, sarete a posto. L'unica cosa che dovrete fare a questo punto è rientrare dentro il vostro centro operativo mobile e ripetere il glitch. Il glitch, come vi ho già detto, non è semplice, non è difficile, ci serve solo un sacchettino di pazienza. Detto questo, ragazzi, spero che questo glitch vi sia utile, vi riesca. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti. But in the meantime, it's Jimmy Iovine time. Chase cheese rhyme till my voice give out. This is it, my niggas, this what we boast about. Now I'm here, so shut your motherfucking mouth. Hey, catch,